Mauro Berotto, il ritiro si chiude nel modo migliore, si vince questa prima amichevole con la Slovacchia, domani si replicherà a Schio qui a Cavalese per la finita 4-0, praticamente considerando anche il set aggiuntivo che avete voluto giocare come allenamento. Che indicazioni particolari ha dato questa amichevole? Ma buone in generale, naturalmente buone per alcuni fondamentali anche un po' di più. Mi riferisco per esempio al muro, che è stato sicuramente un bel modo anche di incominciare la partita. Abbiamo incominciato molto bene in quel fondamentale, che per noi è importantissimo, quindi ci abbiamo lavorato tanto, sono contento di averlo visto funzionare. Possiamo fare ovviamente meglio tante cose, soprattutto controllare un po' il numero di reti. Stasera forse in attacco sono state delle fasi in cui abbiamo sbagliato tanto, cosa che non è tipica della nostra squadra, però insomma sappiamo la finalità di queste due partite, oggi e domani, quindi naturalmente vogliamo vincere, perché poi quando si giocano amichevoli comunque l'obiettivo è quello, però migliorare anche il gioco per quanto sarà possibile. Parlando proprio di gioco, della battuta, cosa ne è sembrato stasera? Sei un po' in crescita rispetto alle, magari all'amichevole precedente, quella in famiglia? Diciamo che è stata in grande crescita nel collegiale. Siamo tornati a avere tutti i battitori, compresi quelli in salto, su ottime percentuali. Stasera non è successo quello che era successo negli ultimi giorni di allenamento. Ci sta, perché naturalmente insomma una cosa è allenarsi, una cosa è giocare. Però direi di sì, rispetto alla World League sappiamo di dover crescere in quel fondamentale, anche perché è il modo migliore per valorizzare il nostro muro. A che punto siete nella fase di avvicinamento agli europei? Si sta rispettando la tabella di marcia? Sì, la tabella di marcia è stata rispettata quasi perfettamente. Abbiamo avuto questo piccolo intoppo con Matteo Piano negli ultimi giorni, però siamo riusciti a fare quasi tutto quello che volevamo fare. Dire a che punto siamo è difficile dare una percentuale. Sappiamo che mancano ancora un po' di giorni all'europeo, siamo in quella fase un po' strana in cui l'inizio non è ancora così vicino ma non è neanche così lontano, quindi con grande pazienza continuiamo a lavorare, a mettere a posto i dettagli e a prepararci, arriveremo naturalmente anche fisicamente più brillanti al 20 di settembre. Si è chiusa l'estate trentina, la parte di estate trentina, questa fase di ritiro a Cavalese. Si può fare un bilancio complessivo di tutto quello che è stato il lavoro qui in Trentino in questi mesetto circa che siete stati qua al lavoro? Ma come allenatore sicuramente sono molto soddisfatto, perché abbiamo trovato le condizioni ideali, siamo riusciti, come dicevo prima, a fare tutto quello che avevamo programmato di fare. Per ciò che riguarda l'ospitalità, la qualità proprio delle giornate che abbiamo passato qui, e ne abbiamo passate credo quasi 60 di giornate qui a Cavalese, io se devo dare un voto da 1 a 10 do 10 lode, perché veramente siamo stati straordinariamente bene, siamo stati accolti in maniera meravigliosa, abbiamo avuto veramente direi migliaia di persone che in questi 60 giorni sono venuti sulle tribune a seguire anche gli allenamenti. Sono anche contento di aver chiuso con una bella vittoria, perché così è un piccolo modo di salutare Cavalese e la Val di Fiemme, naturalmente non di salutarla con un addio ma con un arrivederci, perché come ho già detto nei giorni passati questo è un posto che è e diventerà sempre di più la nostra casa.